Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Il titolo della puntata di oggi è Stato dell'arte della chirurgia robotica 2.0. Affronteremo questo argomento insieme al dottor Ferdinando Battistella, che è in collegamento con noi da Monza. Buonasera dottore, ben trovato. Buonasera a tutti voi. Dottore, quindi stato dell'arte in chirurgia robotica 2.0 è veramente un passo in avanti della chirurgia ortopedica? Sì, ne avevamo già parlato già in una precedente trasmissione, che eravamo, diciamo, presentavamo i risultati dopo il primo anno. Adesso siamo già quasi al secondo anno della chirurgia robotica, infatti viene definita 2.0, meglio cobotica, dove praticamente il robot assiste noi ortopedici in sala operatoria, soprattutto nella chirurgia protesica. È sicuramente un passo in avanti per tutto l'ambito della chirurgia ortopedica, però quello che ci tengo a sottolineare è che finalmente non è uno strumento ad uso esclusivo di ricerca o possiamo parlare che è una cosa innovativa, e vedremo quali sono i risultati. I risultati ormai abbiamo già i risultati a quasi 2 anni e vi è una netta differenza rispetto alla chirurgia tradizionale, e i vantaggi per il paziente sono veramente molto molto evidenti. I pazienti sono molto contenti, c'è una grossa fidelizzazione e ormai quasi tutti chiedono: ma perché io non lo faccio con il robot? Perché ormai ovviamente la voce si è sparsa, le conoscenze sono divulgate, ma soprattutto i risultati sono evidenti. Quindi sì, è ormai una realtà, i vantaggi ci sono vantaggi pratici. Un paziente operato con la chirurgia robotica del ginocchio cammina praticamente dopo poche ore, non perde sangue durante l'intervento, non ci sono più i rischi di tromboembolia, il recupero funzionale è molto più veloce, e soprattutto il feeling con il proprio ginocchio è diventato ottimale. Uno ritorna a fare praticamente quello che faceva prima senza alcun problema. Quindi è veramente una realtà innovativa che ha un grande passo in avanti nell'ambito ortopedico. Eh sì, dottore, più volte abbiamo avuto modo di parlarne e in effetti i vantaggi sono molteplici e addirittura anche i pazienti ormai si sono abituati e le chiedono. Dottore, ma tutti gli interventi avrebbero bisogno di assistenza robotica? No, allora per la chirurgia robotica nella pratica clinica, quindi quello che io ci tenevo a spiegare anche prima, è soltanto per la chirurgia protesica di ginocchio, ossia nel ginocchio c'è stato veramente un passo in avanti notevole con dei vantaggi incredibili, e quindi nella pratica quotidiana si può dire che soltanto la chirurgia protesica del ginocchio si avvantaggia della chirurgia robotica. Per quanto riguarda le altre chirurgie, per esempio la chirurgia protesica dell'anca, non sono ancora evidentissimi i grandi vantaggi, vi sono ma non quanti come nel ginocchio. Quindi ad oggi, dove l'evidenza è dimostrato che i vantaggi sono inequivocabili per il paziente, per il chirurgo, per la struttura e soprattutto, non dimentichiamoci mai, anche per il sistema sanitario nazionale, è nella chirurgia protesica di ginocchio. Dottore, ma chirurgia robotica in antitesi o come alleata della chirurgia tradizionale? No, grazie, non è in antitesi. La chirurgia robotica è un complemento della chirurgia tradizionale, ma soprattutto ci permette e ci ha permesso di imparare e di conoscere molto meglio il nostro arto chirurgico, la biomeccanica ed anche l'anatomia funzionale, ossia quello che ogni giorno noi facciamo con la chirurgia robotica è di imparare dai nostri stessi piccoli errori, dalle nostre stesse pratica, e quindi ogni giorno noi miglioriamo. Ci ha fatto analizzare, ci ha fatto porre l'attenzione, o cosiddetto attenzionare, alcuni parametri che prima
non erano valutati, e quindi la chirurgia robotica ha permesso di meglio capire, di meglio comprendere e migliorare la chirurgia tradizionale. Ovviamente stiamo sempre parlando della chirurgia di ginocchio e di anca, ma soprattutto chirurgia d'anca. Questa è la vera grande differenza, e quindi non è assolutamente in antitesi, ma ci ha permesso di meglio comprendere e di fare dei grossi passi in avanti, soprattutto in ambito biomeccanico, e come e capire quali erano i nostri limiti per superarli. La differenza tra una chirurgia tradizionale e una chirurgia robotica è che la chirurgia robotica è tutta registrata, tutti i parametri sono registrati, quindi io riesco a capire quali sono i motivi per cui ci sono piccoli interventi, grandi interventi che vanno in un modo differente, ma grazie al sistema robotico e l'analisi sequenziale dei nostri dati post ovviamente intervento ci ha permesso di capire cosa è meglio fare e cosa è meglio non fare, che poi può essere riprodotto nella chirurgia tradizionale. Quindi il sistema robotico non è soltanto un sistema meccanico che ci aiuta ad effettuare dei tagli migliori, più precisi nella nostra chirurgia, ma ci permette di migliorare le nostre conoscenze. Infatti proprio per questo si chiama anche chirurgia robotica 2.0. Ci ha permesso di capire meglio quando ci serve e che cosa ci serve, per esempio variare negli assi anatomici degli arti. È evidente per esempio che non tutte le gambe sono esattamente uguali, ma ci sono persone con delle gambe, mi permette il termine, non troppo diritti, quindi varie o valide, che tollerano benissimo la loro condizione e riescono a vivere normalmente senza bisogno di nessun tipo di protesica. Quindi noi siamo andati a capire quando è meglio correggere e quanto è meglio correggere e cosa correggere grazie ai sistemi robotici, perché, ripeto, durante l'intervento, oltre ai tagli che vengono effettuati in modo molto più preciso, in modo preordinato, in modo programmato, viene registrato tutti i vari parametri che vengono utilizzati durante l'intervento, e quindi si può crescere di intervento in intervento. Di conseguenza anche la chirurgia tradizionale poi ne ha dei grandi vantaggi, quindi non è assolutamente in antitesi, anzi una sarà sinergica con l'altra. Dottore, a proposito quindi di chirurgia del ginocchio, cosa si intende quando si parla di chirurgia del ginocchio personalizzata? È quello che ci stava proprio dicendo prima? Esatto. Praticamente noi, grazie a non soltanto al sistema robotico, ma anche ai nuovi design delle protesi, siamo in grado di personalizzare il nostro intervento. Fino a pochi anni fa l'obiettivo e dove ci dovevamo confrontare era allineare praticamente il nostro arto inferiore. Per dirlo, per far capire più facilmente ai telespettatori, dovevamo semplicemente raddrizzare e tirare come una linea retta il nostro ginocchio, ma tutti noi abbiamo l'evidenza che nessun ginocchio è perfettamente diritto, quindi siamo riusciti grazie al robot a fare cosa? A poter creare una chirurgia personalizzata, ossia noi andiamo ad allinearlo come è l'altro ginocchio e come era prima dell'inizio dell'artrosi. E poi siamo ovviamente anche aiutati dai nuovi sistemi materiali, ma soprattutto i nuovi design protesici, dove prima di tutto finalmente abbiamo delle protesi di ginocchio destro e sinistro. Sembrerà banale, ma fino a qualche anno fa le protesi destro e sinistro non c'erano. Abbiamo dei piatti tibiali che sono morfometrici e soprattutto possiamo in ogni ginocchio andare a costruire la protesi esattamente che ci serve, facendo i tagli grazie al robot precisissimi, in modo da personalizzare il sistema della nostra protesi. Quindi siamo in grado di ripristinare completamente l'anatomia e la funzione del nostro ginocchio, non semplicemente, come io mi permetto di dire, raddrizzare un ginocchio. Noi lo riposizioniamo e lo ripristiniamo da un punto di vista morfo-funzionale. Non raddrizziamo soltanto il ginocchio, questo grazie al sistema robotico. Dottore, parlando adesso di medicina rigenerativa, o meglio detta bio-ortopedica, è una moda o è realtà? Allora, diciamo che questi sono i due argomenti più, diciamo, i topics, argomenti del momento, ossia la chirurgia protesica, robotica e la bio-ortopedia o la medicina rigenerativa.
Allora, le due cose anche in questo caso vanno di pari passo. Non è una moda perché è già iniziata nel 2012 e anche qualche anno prima, ma soprattutto è stato nel 2012 che c'è stata la grande svolta, quando la WADA ha permesso di poter utilizzare i fattori di crescita anche negli atleti professionisti, perché fino al 2011-2012 erano considerati doping. Dal 2011-2012 non è più considerato doping utilizzare i fattori di crescita per il trattamento delle patologie tendine, cartilagine, patologie osteoarticolari, e di conseguenza c'è stato uno sviluppo enorme, perché come tutti sappiamo è negli sportivi d'élite che si iniziano normalmente a ricercare le performance, a ricercare ovviamente i farmaci più utili, e soprattutto è lì dove l'industria investe inizialmente. Quindi a distanza di 10 anni possiamo dire che non è una moda, la medicina rigenerativa è fondamentale, è molto utile, e attualmente ormai ci sono degli standard, per esempio i fattori di crescita, alcune volte erroneamente chiamate cellule staminali, ma sono cellule mesenchimali o fattori di crescita, che per esempio quelli più utilizzati sono il PRP, ossia platelet rich plasma, che arrivano dal prelievo di un banale prelievo di sangue, viene centrifugato, vengono selezionate le piastrine e una parte di queste vengono iniettate nel punto dove abbiamo la nostra patologia, che può essere una patologia tendinea, per esempio una patologia tendinea rotulia, una patologia tendinea per esempio dell'epicondilo, o una patologia tendinea della spalla, o recentemente si è visto anche l'utilizzo nell'ambito delle patologie osteocartilagine anche del ginocchio. Attualmente molto di moda, ma con dei buoni risultati anche abbastanza evidenti, sono il cosiddetto prelievo di cellule adipose, dove ci sono dei fattori di crescita, a differenza però del PRP comporta un piccolo intervento, perché bisogna andare a prelevare il grasso a livello dell'addome, quindi va fatto in un'anestesia, un'anestesia generale, c'è qualche piccola complicanza, quindi al giorno d'oggi, allo stato dell'arte, nell'ambito della diortopedia, quello che viene utilizzato di più di tutti è il PRP, ossia fattori di crescita prelevati dal sangue autologo, ossia da un'autotrasfusione di una piccola quantità di sangue e poi iniettata nel punto in cui noi vogliamo rigenerare o vogliamo ricostruire il tessuto malato. Beh, questa è una cosa meravigliosa, dottore. Quindi la bioortopedia è anche prevenzione? Sicuramente. È per questo che all'inizio avevo detto che la bioortopedia e la medicina rigenerativa va di pari passo con la chirurgia protesica, perché nel caso, per esempio, dei pazienti che hanno un'osteoartrosi di grado medio, grazie alla bioortopedia, alla medicina rigenerativa, siamo in grado di allontanare il momento in cui ci sarà bisogno di mettere una chirurgia protesica, e di conseguenza è sicuramente un fattore fondamentale, uno dei tanti fattori fondamentali di prevenzione. Una prevenzione chiaramente attiva, perché bisogna andare a infiltrare direttamente all'interno delle articolazioni i nostri fattori di crescita. Benissimo, dottor Battistella, io la ringrazio sempre per il tempo che lei ci dedica e per il lavoro che fa di divulgazione scientifica. Grazie, dottore, a presto. Ok, buona giornata. E ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione e vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Io vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.